a tutti di essere qui stasera, perché a me fa tantissimo piacere condividere questo momento. A noi fa tantissimo piacere condividere questo momento con tutti voi. Questa sera proietteremo alcune testimonianze di amici che hanno voluto lasciare dei ricordi e poi faremo delle letture e saremo un po' insieme. Prima di cominciare a vedere questi video, volevo invitare il nostro sindaco che, anziché lasciarci un video, ha voluto essere qui di persona a ricordare Teo. E noi siamo contentissimi, grazie. Avrà dei racconti personali da fare, immagino, e anche non recente. Buonasera a tutti. Tanto grazie dell'invito. Buonasera professore. Sì, devo dire che comunque è un'emozione, perché Teo si lega anche a dei ricordi anche miei personali, almeno due, e quindi questa sera ci tenevo a condividerli. Il primo è il ricordo di mio papà, che anche lui non c'è più, che mi raccontava quando da ragazzo, all'inizio, agli albori delle vicende di questa nuova terra, insieme a mia mamma ogni tanto passavano alcune serate a fare la contabilità di questa nuova avventura che partiva, e quindi i ricordi di questo racconto di cosa deve essere stato, per chi non li sentirò anch'io poi stasera, spero un po' da voi, di cosa deve essere stato mettere in piedi, partire in momenti e in un periodo storico anche molto particolare. Quindi questo è il primo ricordo. Il secondo, visto che c'è qua anche il mio professor Genoni, amato davvero, sono i ricordi di quando si veniva qui a sfogliare i libri per cercare le cose che ci venivano chieste da tutti i classici che sono di là. Si passavano le ore qua dentro, poi ogni tanto arrivava e diceva cercate qualcosa, si stava le ore a sbirciare i libri prima poi di scegliere l'edizione giusta, e quindi sicuramente è stato, a parte le battute, a parte i ricordi, anche un po' per sorridere e sdrammatizzare, sicuramente è stata una presenza che credo che abbia segnato tanto, e il fatto anche che questa sera la libreria è piena la dice lunga di come ha lasciato sicuramente un segno su questa città e di come abbia saputo porsi come una persona sicuramente affidabile rispetto ai consigli, rispetto alla parola. Quando ti diceva il libro arrivava, e se non arrivava il, ci doveva essere qualche motivo, il giorno del dettaglio c'era qualche motivo molto grave. Per cui da questo punto di vista era una certezza per noi studenti, poi per noi ragazzi, e poi insomma crescendo anche quando avevi bisogno di un consiglio. E questo credo che abbia rafforzato il fatto che questo posto sia diventato negli anni un luogo di riferimento per tanti legnanesi. Insomma. Quindi stasera io vi ascolto, sono molto curioso, come sempre fanno i sindaci, non potrò fermarmi tutta la serata perché in contemporanea sono tra i 20, per cui dovrò un po' dividermi, però almeno un'oretta cerco di stare qui per ascoltare, perché sono davvero curioso di vedere, di ricordare, magari anche di farmi un po' commuovere da quello che ci farete vedere. Quindi grazie Fiorella, grazie a tutti gli organizzatori, e buona serata non lo devo dire io, ma sarà sicuramente una buona serata. Grazie a voi. Grazie. Sopporto la cafoneria d'altra parte o l'arroganza. Mi
conquista sempre il tratto gentile, fermo, chiaro, lineare, ma accogliente. Lui l'aveva. Un uomo certamente di cultura, un libraio di spessore, che a volte mi consigliava cosa leggere o cosa comprare secondo i miei interessi. E poi devo dire anche un uomo che ha fatto bene, almeno così come l'ho conosciuto io, a questa città, con gli eventi che organizzava alla sera, di presentazioni di libri, in cui sono stato coinvolto anch'io varie volte, anche qui con gentilezza, per poter portare una presentazione, un parere da questo punto di vista. Questi sono i tratti che di lui ricordo e che conservo dentro di me come cose care. La notizia della sua morte mi ha certamente toccato in profondità. Io alla morte sono abituato, anche perché accompagno molte persone nel processo che conduce a quell'evento che fa parte della vita, cioè il morire, il processo. Devo dire però che in taluni casi, oddio, sempre è una cosa nuova, ma in taluni casi tocca anche me in profondità, quando si tratta di persone a cui ho voluto bene, e Teo è senz'altro uno di queste. È interessante il lapsus, perché Teo deriva dal greco Theos, che significa Dio, e dunque sono convinto che con questo Dio lui sia in buona compagnia. Non ho scelto io quando venire al mondo, anno, luogo, regno, nazione, per patire il bene della coscienza e dell'acqua e del fuoco il battesimo. Tra le fauci spalancate della bestia apocalittica, giù più di quanto sia possibile cadere, fra tutte e tutti in effettore, io credo. Credo nella giustizia di forze supreme che ha scatenato gli antichi elementi e dalle viscere della Russia in fiamme proclamo: giusta è la tua decisione. Nel fuoco incandescente si tentano la vita e i suoi meandri, e se alla fornace manca legna, Signore, prendi la mia carne. Allora, se è l'occasione di ricordare Teo, credo che il primo modo per me è ovvio, che ho conosciuto Teo prima come cliente, giovanissimo cliente, giovane cliente della libreria, poi come collaboratore, il primo modo è, per me è questo, è un libro che ho amato moltissimo e che mi ha consigliato Teo. Quindi il primo modo, insomma, è Teo Libraio, quel Teo Libraio che a me, come credo altre migliaia e migliaia di legnanesi, non solo negli ultimi 40 anni più o meno, ha saputo consigliare libri che più o meno, insomma, hanno divertito, distratto, entusiasmato, in questo caso colpito per sempre per quanto mi riguarda. Quindi il primo modo è Teo nel suo lavoro, e appunto io poi ho condiviso per alcuni anni al suo fianco, non so. E quindi il fatto che, insomma, in questo senso poi Teo riviva, riviva in me, riviva ovviamente in questi libri, in questi ricordi. E il secondo punto, ne vorrei ricordare tre molto brevemente, il secondo è che è legato a questo, e come dire, questo primo è una conseguenza per certi versi, e io ho avuto molto da imparare, non ho mai fatto abbastanza in questo senso. Seconda cosa che vorrei ricordare di Teo è la sua grandissima intelligenza umana. Io mi sono accorto col tempo, ci ho messo un po' che a volte Teo capiva di me, per parlare appunto della mia esperienza, capiva di me alcuni aspetti, alcune, come dire, caratteristiche, alcune qualità, alcuni desideri che io capivo dopo. No, me lo diceva, io quando lo dicevo, non è vero, le cose non stanno così. Col tempo aveva ragione, aveva davvero una sensibilità, no? In questo senso, fuori una sembrava avesse una tempra quasi dura, in realtà aveva una straordinaria sensibilità nel capire, nel comprendere, nell'accettare, nell'accogliere anche le debolezze, le diversità, insomma, e questa sua davvero grande generosità umana, perché di questo si tratta poi nel lavoro, per quanto, come dire, possa essere, come dico, in essenziale, perché
che non è stato, anzi, però si traduceva anche in una capacità mirata, intelligente, anche di saper dire la parola giusta e consigliare il libro giusto, e appunto uno di questi è Vita dei Signori Bosman, per quanto mi riguarda, ce ne sarebbero a decine e decine, no? Il terzo punto, che è stato per molti versi, per questo verso senz'altro, un esempio. Noi, quando veniamo al mondo, io con Fiorella, e insomma, chi un po' mi conosce sa, sono diventato papà abbastanza di recente. Quando il neonato viene al mondo, è tutto più difficile, no? Non è più protetto da pancia della mamma, non è tutto a portata di mano, ma è un mondo immenso, e a volte, no, getta queste urla anche per vedere la risposta che gli dà il mondo, no? Una risposta che può essere un sorriso, una carezza, che può essere il seno, che può essere il latte. E questi sono motivi, adesso ce lo dicono anche, no? Gli studiosi, i psicologi, sono motivi per cui in fondo noi potremmo dire che per il neonato, al di là della difficoltà, dell'angoscia, del no. Ma insomma sono motivi, quel sorriso, quella carenza, per dire allora ne vale la pena, no? Trovare una bellezza, un senso profondo in questo mondo. E questa bellezza è una bellezza di generosità, in fondo. E si traduce nella nostra vita adulta in concedere, in accogliere, in farsi da parte se necessario alcune volte. Cioè significa trovare un senso più o meno profondo dell'esistenza, un senso dove noi veniamo dopo. È più importante quell'altra cosa, ma in fondo quello che tutti noi abbiamo provato da innamorati, in quel momento è più importante l'altra cosa, noi veniamo dopo. Ecco, in questo senso l'esperienza di Pio della libreria è stata questa, no? È stata un'esperienza di bellezza, senz'altro, cioè la libreria veniva sempre prima, questa è l'altra cosa. Direi non in una vita di sacrificio, seppur per certi versi sia stata indubbiamente vista da fuori, ma neanche tanto da fuori, una vita di sacrificio, quella di Pio, per gli orari, per le preoccupazioni, ma una vita vocazionale, no? Per certi versi, cioè una vita che trova, cerca e trova la bellezza in ciò che fa, e trasforma, cosa molto sentita da Pio, non soltanto da Pio, insomma, trasforma quel luogo caro, quel luogo bello, in questo senso, quel luogo bello nel senso che viene per primo e ne vale la pena, e la mia vita ne vale la pena, trasforma quel luogo poi in un'occasione di verità, no? Libro di da qualche anno, più di prima, è momento e scambio, è luogo di dibattiti, di pensieri, no? Aspetto al quale Pio credeva molto. E niente, queste tre cose al momento di salutare Pio mi sono sembrate tre aspetti più belli che li porto con me e li porto davvero con me, più belli per cui io sicuramente gli sono grato. Cara Fiorella, Monica e io volevamo mandare un saluto, un ricordo di Pio, della figura che ha rappresentato nella cultura legnanese, il suo impegno per diffondere libri e con questo conoscenza è stato davvero notevole. Ricordo i suggerimenti delle letture che ci faceva, l'ultimo libro sulla resistenza, e poi quei suoi ricordi di quando era ragazzo che leggeva i libri di Liana comprati da sua mamma, da un libraio che andava casa per casa. E poi devo dire anche che la vostra libreria è stata ed è un punto di riferimento culturale. Io credo che la migliore modalità per rendere omaggio alla figura di Pio sia continuare a produrre cultura e a dare libri e conoscenza alla nostra città. Su questo vi siamo molto grati. Ciao raga, oggi abbiamo conosciuto il nostro nuovo professore di religione. Una bomba, dovreste conoscerlo. Ma è entrato con quei suoi occhialini alla John Lennon, ci ha guardato, capelli tutti scarmigliati, si è seduto e poi ha iniziato a parlare di realtà, di libertà, io, ragione, e che Dio c'entra con tutto questo, cioè la dignità culturale della fede. Aveva un libretto, mi sembra si chiama Sexeo, ci ha letto le prime pagine, parlavano di Solgenizi, dei dissidenti che alcuni suoi
amici andavano a trovare direttamente in Russia. Io e lei ci siamo guardati. Una cosa mai vista, affascinante. Ma anche l'Emanuela, il Marco, il Pio, la Patrizia, erano tutti lì a guardarlo parlare. E anche il Walter, che è sempre polemico con le sue domande, era in silenzio ammirato. Se volete conoscerlo, la prossima settimana all'intervallo scendete e così ve lo facciamo incontrare. Ciao ciao! L'incontro per noi è iniziato allora, 48 anni fa, attraverso il Pio. Continua ancora oggi. Grazie Pio, addio. Io ho conosciuto Pio una cinquantina di anni fa, me l'aveva presentato il Don Giacomo. Anch'io l'ho conosciuto, però a me, io l'ho conosciuto invece al liceo scientifico perché è stato il mio professore di religione quando ero molto più giovane. Siamo rimasti sempre amici. Sì, ci andavi per lì ogni tanto a trovare. Esatto, e poi bisogna dire che trovava sempre del lavoro per tutti. Io mi ricordo che mi aveva trovato un lavoro come correttrice di bozze. Mi pagava anche come lavoro di correttrice di bozze, non Pio, chiaramente la IACA dove facevo la correttrice di bozze. Meritava anche Gianni. Sì, sì, io l'ho sfruttato perché in realtà io non ero pagato da mia sorella, era mia sorella che prendeva i soldi. Io no, perché ero fratello piccolino e quindi mi facevano solo lavorare. È tutta esperienza. Sì, no? Certo, certo. Allora io ricordo però che quando c'è stato da andare a prendere i soldi dal responsabile della IACA, non diciamo il nome appunto, mi ricordo che più o meno aveva detto, guarda che cercherà di tirare sul prezzo. Cioè nel senso ti dirà il lavoro poteva essere fatto meglio, non hai fatto come dovevi fare, ci hai impiegato più tempo e poi mi aveva detto mi raccomando tu non mollare, fatti dare quello che è stato stabilito. E così l'ho fatto. Infatti non ho visto niente, lei sì. Grazie Pio. Grazie. Ciao Pio, questa sera i tuoi amici di Maria ti dedicano un ricordo. Io non ci sarò, però voglio dirti. Hanno dedicato un ricordo particolare nel dicembre prima del Covid, quando mi avete permesso di far parte della vostra grande famiglia e passare i sabati e le domeniche a stordire i vostri clienti con le mie chiacchiere e i consigli di lettura. Adesso c'è Fiorella che qualche volta mi ascolta e questo ragazzo così gentile, Andrea, che quando vengo a svaliggiare la libreria mi porta le borse piene di libri. Ciao Teo, è stato bello conoscerti. Sono Barbara Rangoni, io ho lavorato alla Nuova Terra dal novembre del 1973 fino al 1980. Prima abitavo a Busto Arsizio e un giorno che io mi propose questo lavoro a tempo pieno in libreria, visto che lui allora era anche impegnato come insegnante presso il liceo scientifico di Legnano. Io accettai, sicuramente incuriosita e anche allettata da questa proposta. Fu un'esperienza edificante lavorare con Pio e soprattutto vedere come lui sapeva rendere la libreria un luogo di incontro e di accoglienza per le persone. Ben presto mi trasferii a vivere da Busto Arsizio a Legnano, dove vivo tuttora. Io lasciai questo lavoro per esigenze familiari, dopo la nascita della mia seconda figlia. Negli ultimi anni vedevo Pio saporamente, ma ogni volta era proprio incontrare un amico che mi accoglieva sempre con cordialità e amicizia. In questa esperienza vissuta sono molto grata e ricordo che ho con profondo affetto. Ciao Fiore, sono qui vicino ai libri perché molti di questi libri li ho comprati in libreria in tanti anni. Ogni volta che venivo in libreria chiedevo a te un consiglio per la lettura, lui veramente spaziava tantissimo e generalmente poi mi dava dei consigli molto utili. C'è stato però un giorno quando mi sono recata in libreria, gli ho detto che è un consiglio per un libro e lui ha detto senti, vieni qui da tanto tempo
devi capire per la tua vita, per come sei fatta tu, qual è il tuo libro, ma puoi sceglierlo solo tu. Per farlo devi venire qua, ci facciamo anche una bella chiacchierata, però devi prendere il libro, lo prendi in mano, devi sfogliarlo, devi andare a vederti l'autore, devi fare un po' di ricerca e capire cosa desideri tu. Io sarò sempre qui a consigliarti i libri, ma il passaggio della scelta del libro è tuo. Quindi grazie Pio per questo ottimo consiglio che poi ho seguito. Pensare a Pio è pensare veramente a tantissime cose. Forse quella che viene in mente un po' a tutti subito e anche a me è pensare a Peo e pensare alla nuova terra. Non tanto a come adesso, ma a quello che è stata nel corso degli anni e soprattutto come dire, all'idea che deve aver dato origine a questa realtà che adesso è diventata così importante per il nostro territorio. Io nutro veramente tantissima ammirazione verso il Peo, anche se confesso di averne sempre avuto un po' soggezione, perché mi rendevo conto che avevo, come dire, di fronte, quando passavo in libreria e riuscivamo a scambiare due parole, qualche considerazione un po' su quello che stava accadendo, anche sulla situazione delle biblioteche, anche questa qui nostra di San Vittore, mi rendevo appunto conto di confrontarmi con una persona molto colta e profonda e io davvero avevo un complesso di inferiorità. Poi questa cosa è un po' si è sciolta in occasione di un evento molto carino e simpatico che abbiamo realizzato, devo dire insieme, nel 2018, quando abbiamo fatto una conferenza stampa di presentazione del festival, del Soundtracks Jazz Blues Festival, perché ci siamo trovati davvero in sintonia su alcune cose, soprattutto sulla, mi ricordo, come dire, sull'interpretazione, sulla lettura di un libro di fotografie molto bello fatto da Fabio Tosca, che poi aveva realizzato anche una mostra proprio lì alla Nuova Terra, e mi era piaciuto e mi si era un po' aperto il cuore, perché io mi ero fatta un'idea insomma di quelle immagini, e a un certo punto però guardandola avevo visto un guizzo nei suoi occhi che mi aveva anche abbastanza sorpreso, e mi diceva: ma guarda, mi sembrano caravaggesche. Ed era la cosa che avevo pensato io, quindi da allora in poi insomma il nostro rapporto è stato anche un pochino più amicale e meno formale, e mi rimane, come dire, il rimpianto, come capita sempre quando ci lasciano delle persone che hanno fatto delle cose, che hanno lasciato il segno, e lo hanno lasciato perché sono state capaci di partire da un'idea, quello che dicevo all'inizio, e di essere fedeli a quest'idea fino a farla diventare una realtà. Ciao ragazzi, potevamo mancare noi da Modello, ovviamente. Per ricordare Peo. Abbiamo ogni domenica mattina, l'appuntamento era qui in negozio, alle 11 a mezzogiorno, per fare il punto di tutto quello che succedeva nella settimana in Italia, nel mondo. Ci manca tantissimo, però lo ricordiamo con grande affetto e grande simpatia. E anche a me mancano le sue arrabbiature, ma io facevo arrabbiare, gli davo un po' addosso, però mi manca tanto, veramente. Lo penso spesso. Ciao. Si può dire che con te abbiamo iniziato assieme a introdurci nel mondo dell'istoria. Che Caluca aveva aperto la sua prima sede in via Augusta numero 1. E alla fine degli anni 60 io mi era di casa. Abitava a Milano, con un mondo dalle parti di San Babila, in piazza San Babila, e ci vedevamo continuamente. E lì è nato un progetto di Randoglia. Si è fatto luce il progetto. Il nome è stato preso da una casa editrice spagnola, Nuova Terra, con la quale avevamo molti amici, era un gruppo di cristiani antifranchisti che
si appoggiavano a casa nostra e noi stampavamo non pochi documenti di identità o carte di lavoro per chi doveva rientrare nel paese essendo scappato via da isole in forme clandestine. E poi il genitore in questa attività, piccola attività collaterale che la casa editrice svolgeva, ospitò anche a casa sua una dissidente brasiliana. Matteo faceva tutto con grande leggerezza, quasi con ironia. Era in forma per mascherare la grande passione e la grande convinzione che invece aveva nel cuore. E quasi di mascherare l'impegno, la serenità di un impegno che era reso uno dei grandi librai italiani, veramente uno dei più grandi librai indipendenti italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questo viene riconosciuto da tutti nel mondo del libro. Il mondo dei librai indipendenti è stato massacrato dal sistema distributivo italiano, dal duopolio, Messaggerie, Mondadori, con le loro catene. Sono le catene il grande guaio. Vanno male, però distruggono le altre librerie. Non Amazon. Amazon è un'altra cosa, e qui si può bene una questione. Chi su Amazon uno trova ciò che cerca, lo trova, trova sempre. Ma sto chi sta cercando. Mentre in una libreria, quando c'è un libraio, quando c'è il libraio, uno trova ciò che non cerca. Ed è questo trovare ciò che non si cerca che è veramente l'apertura culturale e ciò che rende insostituibile culturalmente l'esistenza di librerie indipendenti con veri librai. Diventano così il luogo della curiosità, senza la quale la cultura non può svilupparsi e la tecnica prevale. La tecnica prevale sull'uomo, come grandi pensatori del nostro tempo, da Emilia Panica, da Signa Benassayag ci dicono e ci hanno espresso con forza in questi anni. Con Dio ci siamo frequentati poco perché avevamo preso entrambe dei propri lavori, ma quando ci si rincontrava per una cena, per così, per una chiacchiera, era come ci fossimo visti la sera prima. E così è stata l'ultima volta, assieme al comune amico Luigi Michele, più geniale sicuramente e bravo direttore di rete di ispettori librari, e fu Dio a farlo conoscere. Bene, quella volta è stato esattamente anche allora come ci fossimo visti la sera prima. L'intesa era così forte, così sincera, così solida, che non c'era nemmeno bisogno di raccontarsi troppo. Mandando questo video ho fatto una giunta che questa intesa è subito scattata anche con chi è adesso editore con me, cioè Vela Minazzi, e perciò l'idea di proseguire a collaborare con questa libreria, grandiosa libreria fatta da Beni, è assolutamente una cosa che resta nel nostro cuore, di tutti e due. A voi. Ciao Teo, volevo ringraziarti perché grazie ai tuoi consigli di lettura mi hai portato in posti che da sola non avrei mai raggiunto. Grazie, ci manchi molto, Antonella e Vittorio. Ci sono persone affascinanti nella vita, persone che lasciano un segno indelebile, persone che ti aiutano a prendere più sul serio te stesso e anche le cose. Ecco, Teo per me è una di queste persone. L'ho conosciuto oltre 40 anni fa, lavorando in libreria allo scolastico. È nata un'amicizia bellissima e profonda, che è continuata pur se in forme diverse e con tempi diversi di frequentazione. Un'amicizia che non può finire, lascia un segno, come dicevo poco fa, indelebile. E questa è dura per sempre.
così, con forme diverse. Certo, lui oggi ci guarda e protegge già il cielo. Marta, ti ricordi quando Peo ti rubava il pudino al ristorante della Lugina? Sì, oltre al suo, mangiava anche il mio. Quando eravamo a Moneglia, la mattina ti preparava la spremuta e poi leggeva mentre noi ci preparavamo per uscire. Da Alfio ci comprava sempre un giochino, mentre lui prendeva i giornali da leggere in spiaggia. E ti ricordi quando mangiava il limone tutto intero? Mi ha insegnato a nuotare in mare. E a me ha insegnato a non aver paura dei ragni. Un grazie alle tue quasi nipotine, Maria e Marta. Bene, buonasera a tutti. Mi sono gustato come voi, credo, questi ricordi, queste testimonianze. Se iniziassi a parlare dell'amicizia, del rapporto anche di lavoro con Peo, non finirei più. Voglio dire qualcosa, poi ci sono alcune letture che ho scelto. Però sono, come dire, mi ricordo da milanese, ormai adottivo legnanese da più di 20 anni, della mia venuta qui a Legnano, il fatto di venire in libreria, qui, la libreria, conoscere la libreria Nuova Terra, qui fa suoni sinistri. Mi devo spostare qui? Ok, meglio così, questo non è minaccioso. Al di là degli stipendi spesi in libri, mi ricordo l'idea proprio di proporre un ciclo a Peo di incontri e onestamente non ricordo quale dei tanti cicli, c'era Dante di mezzo sicuramente. E ricordo ancora però l'espressione, il volto di Peo e il suo sì sicuro quando io gli proposi di fare questo ciclo di letture. Questi cicli di letture sono andati avanti per una 20 anni, forse 1 o 2 anni, Fiorella, li abbiamo saltati, 1 anno. Che cosa abbiamo fatto qui in libreria con Peo? E devo dire con Peo, ma sempre anche con Fiorella, perché questi cicli li abbiamo sempre pensati insieme. Si andava giù nel bugigattolo, nel quartier generale di Fiorella, a discutere su come fare il ciclo, cosa mettere, quali autori. Io proponevo, però Peo interveniva, anche Fiorella, e poi si trovava la quadra del ciclo che dovevamo fare. Perché cosa abbiamo fatto in questi 20 anni? Beh, abbiamo fatto sì Dante, Iliade, Odissea, Bibbia, Seneca, Manzoni, Leopardi, Flannery O'Connor, Raymond Carver, Hawthorne, Rabelais, Mario Luzzi, Ungaretti, Montale, Saba, sto dimenticando, Thomas Pynchon, cioè abbiamo fatto l'era di Dio, il caso di dirlo, e abbiamo fatto qualcosa, io lo dico sempre, quindi in questo caso non è retorica, lo dico sempre tutte le volte che ho fatto incontri qui, tanti incontri insomma, cui voi, alcuni di voi erano presenti,
che questa è una cosa che si fa solo in una libreria tradizionale e si fa solo alla Nuova Terra. Io di incontri ne faccio tanti, di presentazioni ne faccio tante, però pensare un percorso, dare un senso a quello che si fa, costruire in fin dei conti una politica culturale. Penso che qui, in questa libreria, abbiamo fatto nel piccolo una politica culturale. E quindi un grande cammino, forse un piccolo cammino. Non erano presentazioni di libri, che vanno benissimo, le ho fatte anch'io, sempre il mio libro quando esce lo si presenta prima in Nuova Terra, però erano dei laboratori, sono dei laboratori di lettura. Ecco, questa cosa qui, con la cura con cui Peo e Fiorella hanno sempre seguito questa idea, è qualcosa di, appunto, di rarissimo e che sta scomparendo. Ha ragione Sante Bagnoli a dire che questa realtà sta scomparendo, e quindi forse solo perché Legnano è una, come dire, grande città, ma anche una cittadina, può conservare ancora il privilegio di avere una libreria in cui si fa cultura, in cui si sta assieme e si cerca il senso. Ecco, questo anche mi colpiva sempre di Peo. In fin dei conti questi percorsi erano un modo di cercare il senso insieme, di porsi delle domande. E poi mi colpiva molto la curiosità di Peo. Ecco, i testi poi, adesso brevemente perché sennò mi dilungo, però mi colpiva molto la curiosità intellettuale di Peo, con cui poi su alcune cose, su certe idee non andavo d'accordo, però si discuteva sempre in modo garbato. Poi mi piaceva sempre il suo modo un po' sornione, duro ma sotto sotto dolce, c'era un po' questa duplicità magnificamente tenuta insieme. Ecco, anche il fatto di non cambiare ossessivamente, è vero che ogni volta che abbiamo fatto questi percorsi si cambiava, però c'era, appunto, c'era un disegno, non c'era l'innovazione a tutti i costi, cioè c'era qualche cosa che restava, si faceva memoria, si depositava qualcosa, e forse nel piccolo è anche quello che stiamo facendo qui questa sera. Ecco, per cui lo sapete tutti, visto anche come dire, la presenza così numerosa, però questa è un gioiello, quello che abbiamo qui, anche credo, come dire, duramente difeso, e tu stai continuando, Fiorella, abbiamo continuato a fare anche questi cicli anche quest'anno, ne abbiamo già pensato uno l'anno prossimo, insomma, che è un anno ricco anche di anniversari culturali, basti su tutti Pierpaolo Pasolini, che forse magari entrerà dentro anche lui, però adesso non vi faccio troppe anticipazioni. Ecco, per cui questa è un po' una mia amica straordinaria grecista, studiosa degli apocrifi dell'Antico Testamento, del libro di Enoch, e strepitosa astrologa. Se avete dubbi sull'astrologia fate bene ad averli, ma io quando ho conosciuto questa donna ho pensato che l'astrologia fosse qualcosa di interessante. Mi disse un giorno, 20 anni fa, guarda, è iniziato per te con loro un cammino lungo, luminoso. Io dissi, ma è un po' matta la cristiana, e mi sono tenuto questa frase dentro, e invece avevano proprio ragione le stelle, che piacevano anche molto a Dante. Le stelle vanno prese sul serio. Allora, qui trovate tre testi, tre scelte di testi. Allora, uno finale che leggo io, che non ha bisogno di presentazioni. Gli altri due invece, brevemente vi dico qualche cosa, sono anche testi, come dire, sono diamanti grezzi, perché in fin dei conti vengono intanto da letture che abbiamo fatto qui in libreria. E sono testi che avevano colpito, emozionato o toccato Peo. Ce l'hai con me? Che cosa devo fare? Guardare lì? No. Non lo so, sto facendo qualcosa di sbagliato? No. Fiorella mi fa dei segnali di fumo, ma anche io non riesco.
quindi è anche lei, però mi consola, poi dopo lo capirò. Quindi vi dicevo, sono tre testi appunto scelti, letti qui in libreria, scelti perché appunto legati a Peo. Il primo testo è un testo di Raymond Carver, grandissimo scrittore statunitense di racconti, di cui in Nuova Terra ho parlato due o tre volte. Penso due o tre anni fa lessi un bellissimo racconto di Carver che si intitolava Legna da ardere, un racconto magnifico. E trovai e misi in dispensa questo breve testo di Carver, che è una conferenza, forse l'ultima conferenza che ha tenuto Carver, che era molto malato, che colpì molto Peo e lo emozionò. E adesso lo leggiamo e poi magari dico proprio una parola. C'è una frase negli scritti di Santa Teresa d'Avila che nel preparare questo discorso mi è sembrata via via sempre più adatta all'occasione. Perciò vorrei presentarvi una mia meditazione su di essa. È stata usata come epigrafe per una recente raccolta di poesie di Tess Gallagher, la mia cara amica e compagna che oggi è qui con me. Ed è dal contesto di questa epigrafe che prendo la frase. Santa Teresa, questa donna straordinaria, vissuta 473 anni fa, ha detto: le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la commuovono fino alla tenerezza. Così espresso, questo pensiero è limpido e bellissimo. Lo ripeterò un'altra volta, perché c'è anche qualcosa di strano, di esotico, in un sentimento portato alla nostra attenzione a questa distanza, in un'epoca che è sicuramente meno disponibile a sostenere questo importante collegamento tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la commuovono fino alla tenerezza. C'è qualcosa di molto misterioso, per non dire, perdonatemi, addirittura mistico, in queste parole particolari e nel modo in cui Santa Teresa le usa, con tutto il loro peso e la convinzione che ci mette. È vero, ci rendiamo conto che esse sembrano quasi l'eco di un'epoca passata e più riflessiva. In particolare l'uso della parola anima, un termine in cui non ci imbattiamo molto spesso in questi tempi, e se non nell'ambito religioso e magari nella sezione di musica soul di un negozio di dischi. Tenerezza, ecco un'altra parola che non sentiamo tanto spesso oggigiorno, e specialmente in un'occasione pubblica e gioiosa come questa. Pensateci un attimo, quando è stata l'ultima volta che l'avete usata o l'avete sentita usare? È altrettanto rara quanto l'altra parola, anima. Nel racconto di Chekhov, il reparto numero 6, c'è un personaggio di nome Mosaica stupendamente descritto, che per quanto ricoverato nel settore dell'ospedale riservato ai malati di mente, ha assunto l'abitudine di praticare una particolare specie di tenerezza. Ecco che cosa scrive Chekhov. A Mosaica piace rendersi utile. Porta l'acqua ai suoi compagni, li copre quando si addormentano, promette a ciascuno di portargli un copeco o di fargli un berretto nuovo. Ed è lui che imbocca con il cucchiaio il suo vicino di sinistra che è paralizzato. Anche se la parola tenerezza non è usata esplicitamente, ne sentiamo la presenza nei particolari che ci vengono descritti, persino quando Chekhov tenta in seguito di negarla in questo commento sul modo di comportarsi di Mosaica. Agisce così non per compassione, né per qualche considerazione di tipo filantropico, ma per imitazione, inconsapevolmente dominato da Gromo, il suo vicino di destra. Attraverso un'alchimia provocatoria, Chekhov combina parole e azioni per farci riflettere sull'origine e sulla natura della tenerezza. Da dove viene? Come azione commuove ancora il cuore, persino quando è astratta da motivazioni filantropiche? In qualche modo, questa immagine di un uomo isolato che compie atti di gentilezza senza aspettarsi niente in cambio e senza neanche rendersene conto, ci rimane davanti come una strana cosa bella a cui siamo chiamati ad assistere. Può persino riflettere sulle nostre vite il suo sguardo interrogativo.
Nel reparto numero 6 c'è anche un'altra scena in cui due persone, un medico disilluso e un arrogante alto funzionario postale più anziano, si trovano all'improvviso a discutere sull'anima umana. E così lei non crede nell'immortalità dell'anima, chiede d'un tratto il funzionario postale. No, egregio Michele, non ci credo e non ho alcun motivo per crederci. Devo riconoscere che anch'io ne dubito, ammette Michele. Eppure ho come la sensazione di non dover mai morire. O a volte penso tra me e me, vecchio relitto, dovresti essere già morto. Ma poi sento una vocina nell'anima che dice: non dar retta, tu non morirai. La scena finisce, ma le parole rimangono nell'aria come azioni. Nasce una vocina nell'anima che parla anche a noi. E anche il modo in cui abbiamo forse bandito dalla nostra mente certe idee sulla vita o sulla morte, cede il colpo e inaspettatamente il passo a una fede, magari